pochi registi americani che oltre a fare il regista ha scritto anche quasi tutti i suoi film, salvo uno che è stato scritto da Oliver Stone, con cui peraltro ha collaborato e anche cercato, e Oliver Stone ha anche voluto cercare di fargli riconoscere dalla Screenwriter Guild, che è l'associazione degli sceneggiatori americani, i credits per questa sceneggiatura, ma non sono riusciti, perché lui dice che gli sceneggiatori americani lo detestano, perché agli americani non piace confondere i ruoli, gli sceneggiatori devono fare gli sceneggiatori, i registi devono fare i registi, il direttore della fotografia deve fare il direttore della fotografia, quindi, mentre invece lui fa tutto. Quando fa un film in realtà fa qualsiasi cosa, è uno dei pochi registi che ha un controllo totale su tutti gli elementi del film, che pretende di avere un controllo totale, per cui lui allo stesso tempo il regista, lo sceneggiatore, il costumista, lo scenografo, il musicista, qualsiasi cosa, non c'è elemento che ci sia sullo schermo che lui non abbia deciso che deve essere così e che deve essere esattamente in quel modo lì e non in un altro, perché dice che la responsabilità alla fine Now, do you all believe what he said? Ci credete davvero tutti a tutte le cose che ha detto? Yes, I do. Ma sì o no? Ci credete o no? Sì. Complimenti. Allora, sono uno che scrive, ma non sono uno scrittore. Faccio film, ma non sono un regista. Because I never went to film school. Perché non ho mai frequentato una scuola di cinematografia. And I didn't go to school to learn how to write. E non sono mai neppure andato a scuola per imparare come si fa a scrivere. So I am an imposter. Quindi sono un impostore. And I studied architecture just like ho studiato architettura. Axel, come Axel? Dov'è Axel? Axel. Che la sua badante. Sparito Axel anche lui. Vedete che cosa succede ai registi? Non ai registi, agli architetti come Axel. A un certo punto spariscono dalla circolazione. As a writer, I have nothing to say. Niente da dire come scrittore. As a director, I have nothing to say. Come regista ancora meno. About Alberto, I can speak for 6 hours. Beh, potrei parlare di Alberto per 6 ore, insomma, di quello che ha fatto. Finito, possiamo andare. This representative of the Vatican, I can speak for hours. E siccome io rappresento il Vaticano, anche di me potrebbe parlare per delle ore e ore e ore, per una vecchia storia di guanti che abbiamo in comune, per i cardinali. But about me, niente. Ma non c'è niente da dire rispetto a me. Allora, parliamo dei tuoi film. No, non è vero che non. Allora, e lui ha cominciato come sceneggiatore, no, tanto per risalire. I'm just kidding. No, stavo scherzando, ovviamente. No, possiamo anche parlare di queste cose, non c'è problema. Ha cominciato come sceneggiatore e è definito come scrittore, perché ha scritto 3 romanzi, 2 sono stati pubblicati in Francia, 1 è stato pubblicato in Italia, lo sapete, si chiama Big Jane, l'ha pubblicato Fandango, e lo trovate anche qui sulle Macchiarelle in vendita. Però quello che volevo sapere da lui, perché ci eravamo messi d'accordo in questo modo, che la prima domanda che gli facevo era questa: che differenza c'è fra scrivere una sceneggiatura e scrivere un romanzo? You see the trouble he gets me into. Ecco, vedete, mi mette sempre nella merda. He insists on calling me a writer. I don't know where to put the comma. Continua a insistere a dire che io sono uno scrittore e non ho neanche idea la più pallida dove mettere le virgole. The woman who does my computer. La signora che scrive per me i miei testi al computer, che mette dentro nel computer. Michael, you have too many commas. Dice, Michael, tu usi sempre troppo le virgole.
she picks out the commas like wild mushrooms. E quindi cancella queste virgole come se stesse cogliendo funghi dopo una canzone. This is what happens when you don't know what you're doing. Questo succede quando non sai cosa stai facendo, giustamente. Marco, da come? You see, ma vedete una cosa. How many people here, especially the younger people, how many people want to make movies? Ecco, quanti di voi, mi rivolgo specialmente ai più giovani, alzino la mano tutti quelli che vorrebbero fare un film. Si si vede. Let me hear. Beh, fatemi sentire, insomma, un po' di entusiasmo, ditemi almeno io. This is all you need to make a movie. Ecco, avete bisogno solo di una cosa così per fare un film. Is enthusiasm. L'entusiasmo. And a belief that you can do it. E poi dovete crederci e pensare che riuscirete, ce la farete a farcela. Because if I can do it. Perché se ce la faccio io. You can do it. Potete farcela anche voi. I'm you. Io sono voi. 25 years ago. 24 anni fa ero proprio così. 25 years after. E insomma, adesso siamo forse 24 anni dopo tutti voi, ma. I'm not 25. Insomma, variamo un po' sull'età, ecco, via. But it's really true that all you need is the conviction. That you are that thing that you want to become. Però è vero che insomma avete davvero bisogno di convincervi che voi riuscirete ad essere quello che volete essere. You can't go to school, any school, and learn how to be a director. Inutile andare a scuola, qualsiasi siano le scuole, non è possibile imparare ad essere un regista. You can't go to school to learn how to be a writer. Inutile andare a scuola e imparare ad essere uno scrittore. In the same way, you can't go to school to learn how to be a great soccer player. Proprio come è impossibile che ci riusciate ad andare ad una scuola che vi insegni ad essere un calciatore di stellare, insomma. A great soccer player is led by God. Un calciatore stellare lo fa Dio. With great eyesight. Deve avere vista acutissima. Fantastic feet. Piedi meravigliosi. Speed. Velocità. Strength. Forza. Stamina. E veramente crederci. And then along the way. There are people who help you do it better. E con la perseveranza poi la gente troverai lungo la tua carriera quelli che ti aiutano a migliorare. So never let anybody discourage you. Quindi mai lasciarsi scoraggiare da nessuno. And don't worry about the people who won't help you. E poi non preoccupatevi se anche trovate gente che non vi vuole aiutare. It's unimportant. È assolutamente ininfluente. You just do it. Fatelo, basta quello. Because if you want to do it strong enough, you find a way. Perché se davvero desiderate fare una cosa, troverete il sistema di farla. May I have the horn for emphasis? Per cortesia, chi è quello che suonava? Adesso è il momento di suonare, per favore. Sempre, però dovessi raccontargli la storia di quando invece telefonavi dalla Thailandia per testare i brani della sceneggiatura alla persona che tu avevi ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del cacciatore, per esempio, e che non sapeva fare il suo lavoro.